funzione la disoccupazione. Sentiamo Marco Mirabile. La ripresa in Italia sta gradualmente prendendo velocità. A certificarlo è il rapporto OCSE sulle previsioni economiche. Nel capitolo dedicato al nostro paese viene segnalato che il prodotto interno lordo italiano crescerà dell'1,4% nel 2016 e nel 2017. Una crescita che, secondo lo studio, potrebbe essere più sostenuta se l'Italia spostasse in maniera permanente il carico fiscale dal lavoro su consumi e immobiliare. Per quanto riguarda il debito, l'OCSE stima un trend in calo, anche per il deficit pubblico. Un netto declino, sottolinea il rapporto, che in larga parte riflette il rafforzamento dell'economia ma anche alcuni tagli alla spesa pubblica. Promosse le riforme attuate, in particolare quella sul mercato del lavoro. Stando alle previsioni, il Jobs Act e gli sgravi per le assunzioni dovrebbero essere di forte traino per i nuovi contratti a tempo indeterminato, ampliando la rete di protezione dei lavoratori. Ottimistiche le stime. L'OCSE prevede che il tasso di disoccupazione scenderà al 12,3% di quest'anno, all'11,7% per il 2016, per toccare l'11% nel 2017. Io saluto subito, collegato con noi da Milano in diretta, Alessandro Prateroti, vice direttore del Sole 24 Ore. Direttore, ben trovato e buonasera e tanti auguri, perché oggi sono 150 anni dalla nascita del primo quotidiano economico finanziario nazionale, quindi davvero un bel compleanno anche con queste stime arrivate dall'OCSE oggi, direttore. Beh, sostanzialmente sì, poi diciamo così, adesso non è la prima delle stime che dà al rialzo la performance dell'economia italiana, quindi questo sicuramente è più rassicurante di quando appunto c'è soltanto uno spiraglio che viene da un centro di ricerca. Questa è la terza revisione al rialzo che viene fatta negli ultimi due mesi sull'Italia, quindi sostanzialmente che cosa ci dicono? Lasciamo perdere l'aspetto fiscale, quello se ne può discutere dopo. Ci stanno dicendo sostanzialmente che il quadro congiunturale intorno a noi è molto favorevole, questo al di là di quanto abbiamo fatto in casa, soprattutto per quel cartello che avete fatto vedere voi, cioè il livello del dollaro. Il dollaro che continua a rafforzarsi sull'euro, anche per effetto di questa attesa sulla manovra dei tassi di interesse della Federal Reserve a dicembre, sicuramente è una spinta in più alle nostre esportazioni, e noi sappiamo che questa è una economia export oriented, come dicono gli inglesi, cioè è orientata alle esportazioni, e per fortuna lo sappiamo ancora fare. Adesso torniamo anche sul compleanno proprio del Sole 24 Ore, ma ringrazio e saluto anche Michele Appendino, Young President Organization e Managing Director di AME Venture. Buonasera, ben trovato in diretta, sempre collegato con noi da Milano, perché è uscita un'indagine trimestrale proprio dell'organizzazione, che per la prima volta registra un livello di fiducia dei CEO europei più alto. Quindi le chiedo anche una valutazione proprio su quello che l'OCSE ha detto del nostro paese, insomma una fiducia nelle riforme, voi come la vedete? Bene, buonasera, e sicuramente la nostra organizzazione è un'organizzazione di 23.000 amministratori delegati di tutto il mondo, per un terzo sono imprenditori, per un terzo manager, per un terzo family business. Da 5 anni viene fatto questo sondaggio trimestrale che si chiama Global Pulse, per dare un po' il polso dell'economia, e viene fatto su tre indicatori che sono le vendite, l'occupazione e gli investimenti, quindi capire come sono andate rispetto all'anno prima e dare una previsione sui 12 mesi successivi. È ormai il terzo trimestre che l'Europa si posiziona in modo migliore rispetto al resto del mondo, compreso gli Stati Uniti. In questo trimestre, tra l'altro, l'indice globale è ai minimi, diciamo, degli ultimi 4 anni, mentre l'Europa è in salita, in particolare la periferia, quindi a partire da Spagna e Grecia, ma anche l'Italia. Quindi i dati OCSE sono completamente confermati, diciamo, dai rispondenti della nostra organizzazione, che per il 60% prevedono di aumentare le vendite nei prossimi 12 mesi, per il 30% l'occupazione e gli investimenti. Sicuramente il tasso di cambio ha aiutato, sicuramente il calo del prezzo del petrolio, sicuramente diciamo il calo molto forte dei tassi di interesse della banca centrale, quindi le banche danno di nuovo credito. Per il nostro paese questa fiducia, come ha detto l'OCSE, sicuramente parte dalla Jobs Act, infatti l'occupazione è aumentata, e c'è una fiducia complessiva, io lo vedo come investitore, sono tornati gli stranieri, soprattutto gli americani, quindi lo scenario, il trend anche dal basso, non solo dall'OCSE, è sicuramente positivo.
E allora oggi tra l'altro è arrivata la valutazione anche del Ministro dell'Economia Piercarlo Padoan, che a Bruxelles ha parlato naturalmente delle stime dell'OCSE, ha detto siamo sulla stessa lunghezza d'onda, e poi ha parlato della flessibilità migranti, che sarà però in due tempi. Sentiamo proprio le parole di Padoan. Quindi ho ulteriormente spiegato il razionale per cui chiediamo flessibilità sulle riforme e sugli investimenti. L'immigrazione naturalmente anche questa sarà trattata separatamente perché è una cosa che riguarda più paesi, come sapete. Allora, queste le valutazioni del Ministro dell'Economia. Noi andiamo subito a Bruxelles dove c'è Alberto Romagnoli per un quadro di questa giornata. Abbiamo sentito Padoan, ma oggi si parla non solo di questo, c'è anche la Grecia in primo piano. Alberto. Sì, buonasera da Bruxelles. La riunione dell'Eurogruppo, i 19 ministri dei paesi della moneta unica è ancora in corso. Appunto, prima della riunione Padoan ha parlato con il vicepresidente Dombrovskis e il commissario affari economici Moscovici, ma possiamo vedere le immagini della riunione, appunto della clausola dei migranti chiesta dall'Italia e da altri paesi particolarmente impegnati nell'emergenza. L'impressione comunque è che di questa clausola non si terrà conto quando a partire dal 16 novembre, non ancora deciso il giorno preciso, verrà fatto il giudizio della Commissione sulle leggi di flessibilità. Probabilmente potrebbe essere preso in considerazione più avanti, forse nel mese di marzo. Poi altri problemi su leggi di stabilità relative al Portogallo, dove ci sono appena state le elezioni. Il primo partito è il centrodestra, ma non ha i voti sufficienti per far passare una maggioranza e quindi si profila una coalizione di sinistra, e qui c'è il timore a Bruxelles che questa coalizione non mantenga gli impegni assunti dal governo uscente. Poi appunto, come avete detto, la Grecia, che vediamo appunto il suo ministro delle finanze, che si aspetta che venga concesso un ulteriore prestito di 2 miliardi in cambio delle riforme che il governo di Atene ha fatto passare negli ultimi giorni. Potrebbero non arrivare subito, ma fra qualche giorno, perché bisogna mettere appunto alcuni aspetti tecnici. Ci sono dei crediti che le banche greche che non riescono appunto a incassare, crediti che spesso sono fondati su dei mutui, su delle case che delle famiglie hanno offerto come garanzia. Queste famiglie non sono in grado di pagare i loro debiti, c'è il rischio che vengano sfrattate le case vendute, insomma un problema sociale che deve essere valutato. Per il momento da Bruxelles è tutto, linea di nuovo a Roma. Grazie ad Alberto Romagnoli. Allora andrei subito dal direttore Plateroti. Direttore, allora dicevamo, l'OCSE ha chiesto di spostare la pressione fiscale dal lavoro al consumo. Questa è la direzione che dobbiamo prendere. Consumo e casa, dicono. Sì. Sì, è esattamente opposta a quella che ha preso il governo, di fatto, perché come si dice nella legge di stabilità c'è più, diciamo così, l'alleggerimento c'è più nelle tasse sulla casa che sulle tasse sul lavoro. E sono due impostazioni filosofiche in questo senso. Il nostro giornale, come sapete, è più favorevole all'idea di detassare il lavoro in questo senso, perché quello ha un impatto immediato e diretto tutti i giorni, tutti i mesi sulle buste paga e quindi si sente, piuttosto che sulla casa e sui consumi, che invece in Italia c'è una sollevazione di scudi costante ogni volta che si parla di provare ad alzare di qualche decimale l'IVA. Quindi la questione è molto complessa. Certamente l'OCSE fa la fotografia giusta, cioè il peso ormai che ha assunto il carico fiscale sul mondo del lavoro e nel lavoro è tale che è un vero freno alla ripresa, ma questo si sta dicendo da tanti anni. Io credo che penso sicuramente il governo dovrà affrontare la questione, se non in questa legge di stabilità, sicuramente nella prossima, perché questo è quello che si aspettano tutti. Ma voglio fare una parentesi, al di là dell'aspetto, diciamo, più tassa sull'IVA o sulla casa e meno tasse sul lavoro, sull'aspetto del lavoro, perché io credo che quello che interessi gli italiani oggi di più è proprio questo. Stiamo assistendo a una fase in cui tutti ci parlano di ripresa, vediamo grandi riprese decimali, purtroppo, ma ne vediamo tante, compresa quella di oggi di stima e rialzo, ma è una ripresa senza occupazione, cioè la famosa jobless recovery, come dicevano gli americani tanti anni fa, cioè una ripresa che non fa occupazione. Non è così, perché negli altri paesi sta generando occupazione. Abbiamo visto già venerdì, ad esempio, nell'economia americana che il tasso di disoccupazione è sceso al 5%. Noi, vedete il cartello che date voi, il migliore delle nostre speranze è il 17 fra 2 anni. Non solo questo, qui abbiamo ancora una distanza di 7 milioni di posti di lavoro in meno
rispetto a quello che dovremmo avere. 1 milione di posti di lavoro abbiamo persi durante la crisi finanziaria 2007-2014, 6 milioni eravamo già sotto la media OCSE di occupazione prima della crisi. La vera ripresa ci sarà quando si sentirà là, ed è per questo che la combinazione, a mio avviso, fra le riforme, quelle diciamo più di stampo normativo sul lavoro, sommate poi una decontribuzione sul lavoro, sicuramente potrebbero fare un binomio che dà una spinta in più a questo paese. Ma ripeto, finché non tornano gli investimenti fissi, veri e sostanziosi, quella ripresa occupazionale non ci sarà, purtroppo. E questo dipende non solo dalle imprese, ma dipende anche, a mio avviso, da buone politiche economiche che sappiano incentivare il rinnovamento delle macchine, la rottamazione, il cambio del, anche proprio gli investimenti fissi, perché è da quelli che c'è il lavoro. Guardate che lo stesso problema è quello che vive la Cina, paradossalmente. Tutti abbiamo parlato di export, l'economia cinese in crisi, in realtà quello che sta mandando in crisi l'economia è la mancanza di investimenti fissi, non di certo di esportazione. Ecco, chiedo subito allora una valutazione anche a Michele Appendino. La fotografia del direttore è chiara? È questo quello che manca ancora al nostro paese? Sicuramente io concordo in pieno quel che ha detto Alessandro Praterotti, aggiungerei che sulla, sicuramente più investimenti darebbero più occupazione di lungo periodo, siamo però in un'economia ormai dei servizi, dell'occupazione diciamo temporanea, non fissa, termini che a molti in questo paese non piacciono, ormai il mondo gira così. Io mi occupo di piccole aziende, di start-up, il Jobs Act è stato molto utile forse per le grandissime aziende, per le piccole aziende sono state fatte delle cose, si poteva fare un po' di più, vi faccio un esempio, i voucher lavoro. Sono queste cose che uno può usare proprio per usare le persone 2-3 giorni in occasione di una fiera, piccoli lavori temporanei. Un'idea eccellente, evita il lavoro nero. Sono talmente complicati da usare che io, aziende che so che hanno provato a usarla, hanno smesso. Quindi ci sono ancora delle cose che potrebbero dare impulso a una flessibilità superiore per aumentare ulteriormente l'occupazione. È vero che i due problemi sono la disoccupazione è al 17 target, quando negli altri paesi quando va bene al 5, ma io concordo sul tema della partecipazione al lavoro. Questi 5-6 milioni di posti di gente che in altri paesi lavorerebbe, qui non lavora, molti di questi con il part time, con metodologie flessibili potrebbero forse parzialmente lavorare. E allora lavoro, dicevamo, tasse anche sul lavoro, occupazione in generale. Allora andiamo in collegamento al Teatro Ambra Iuvinelli, dove è in corso l'Assemblea Organizzativa Nazionale della FIM CISL, sul tavolo come cambia l'industria con la robotica e Big Data. Noi andiamo in diretta subito con il segretario generale Marco Bentivogli, che saluto e ringrazio per essere con noi. Allora, buonasera. Dicevamo, non so se ha potuto seguire la prima parte della nostra trasmissione, Bentivogli, parlavamo per l'appunto dei dati dell'OCSE e la promozione in questo caso del Jobs Act. Dunque il Jobs Act funziona, è così? Ma sicuramente funzionano i contributi messi a disposizione dalla legge di stabilità e per cui la decontribuzione che è stata messa in campo. È chiaro che anch'io penso che servano investimenti forti. In questa assemblea organizzativa noi stiamo ragionando proprio di questo, di un sindacato come il nostro che sta reagito, ha combattuto la crisi in questi anni difendendo i posti di lavoro, ma di un sindacato che chiede anche di investire. La manifattura centrerà gli obiettivi previsti dall'Unione Europea se avremo la capacità di innovare, di investire proprio su Industry 4.0, la fabbrica intelligente, e per cui è importante tirare fuori una serie di investimenti che di cui ancora non si vede traccia. E stiamo seguendo ormai, naturalmente, da quando è scoppiato, diciamo, il caso Volkswagen, tutto quello che sta succedendo, ancora modifiche per motori di oltre 5.000 auto diesel in Germania, questo è l'annuncio di oggi del Ministro dei Trasporti, e poi c'è Fitch che ha tagliato, che ha abbassato il rating proprio di Volkswagen. E che cosa vuol dire, Bentivogli, questo, ma soprattutto cosa vuol dire per il nostro paese, che cosa ci dobbiamo aspettare in Italia? Ma noi in Italia abbiamo non solo alcune aziende di proprietà di Volkswagen, abbiamo appunto Ducati, Lamborghini, abbiamo Ital Design, ma abbiamo un settore di componentistica proprio di Volkswagen che è grandissimo, che fornisce componenti per tutte le vetture tedesche. È chiaro che se ci dovessero essere problemi sugli investimenti avremo problemi e ricadute occupazionali assai preoccupanti, per cui in questi giorni stiamo chiedendo a Volkswagen di illustrarci quelle che sono le prospettive, su cui assolutamente vogliamo vederci chiaro e vogliamo che non si inizi a disinvestire. E per ripartita, Bentivogli, la trattativa con Federmeccanica, allora come possiamo inquadrarla, che cosa sta succedendo, insomma, che notizie ci dà, a che punto siamo? Ma c'è stato un primo incontro il 5 novembre
Purtroppo passerà un intero mese fino al prossimo, il 4 dicembre. Noi vogliamo che si superino subito le difficoltà partite subito dai blocchi di partenza del negoziato. Ci aspettavamo due piattaforme, quelle nostra e della Wilm insieme a quella della FIOM. Invece abbiamo trovato anche la piattaforma di Federmeccanica, in cui ci sono rigidità sul piano salariale. Ci sono però anche alcune aperture su quello che riguarda la formazione, l'inquadramento e il welfare integrativo. Temiamo che questo sia il rinnovo più difficile della storia dei metalmeccanici, ci auguriamo che prevalga il buonsenso. In questi anni di crisi firmare contratti nazionali e firmare contratti aziendali difensivi è stato molto importante per salvare l'occupazione e oggi per far ripartire proprio gli investimenti. E la cosa paradossale è che la nostra organizzazione, la FIMCISL, da quando è scoppiata la crisi è cresciuta di oltre 10.000 iscritti. Questo è un dato assolutamente importante che è un po' in contraddizione con tutta la narrazione sul declino del sindacato. Il sindacato che sa cambiare ha grosse potenzialità di crescersi e di rafforzarsi. Notizia di oggi, grazie Bentivoglio, ritorniamo su di lei. Da oggi il catasto renderà noti anche i metri quadri delle abitazioni oltre al numero dei vani, una semplificazione per i cittadini proprio alle prese con la tassa sui rifiuti, e questo sarà naturalmente il primo banco di prova. Il servizio di Monica Moretti. I metri quadri entrano nella visura catastale. Da oggi nella certificazione di appartamenti, uffici e negozi rilasciata